Sì, quella che avete visto prima nera, ma in realtà era un intro. Ma buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui perché vorrei parlare con voi in questo video della musica italiana. E per farlo poi non parlare di uno dei più grandi artisti ed esponenti della musica italiana? E voi adesso vi starete chiedendo, stai parlando di Fabrizio De André? No. Stai parlando di Lucio Dalla? No. Sto parlando di Albi. Albi è un ragazzo probabilmente del 1995 che esattamente un anno fa ha iniziato la sua carriera da cantante qui su YouTube. Per chi non lo conoscesse, Non sapete un cazzo della musica italiana, diciamo, cioè, non conoscete Albi, che cazzo volete fare, cioè. dovete conoscerlo, cioè io vi lascerò il link del suo canale in modo tale che voi potete cercarlo nel caso voi voleste dopo aver visto questo video. Giù in descrizione vi lascerò il link, quindi se volete andare a cercare tutte le sue perle, tutte le sue poesie cantate da lui, perché è un cantautore, andate. Cioè, se io fossi in voi preferirei prendere un martello e sbattermelo sulle palle, però se volete invece ascoltarlo, siete liberi di farlo, io non mi lamento mica, fate quello che volete. Comunque, bando alle ciance e incominciamo. Era sabato, quando m'hai chiamato? Temo di non aver capito perché alla tenera età di 19 anni stai salendo su uno scivolo. Cosa? Sì, ma cosa? La so, Cosa sai? Non ho capito, dimmelo. Qual è la verità? Tu a tornare indietro, quello che abbiamo fatto, ma i ricordi mi hanno. Non ho visto davvero questa cosa, cioè non l'ho vista davvero, cioè me la sono immaginata. Te ne sei andata via da me, io non l'avrei mai fatto. Io direi che ha fatto bene andarsene da uno come te, cioè sei appena salito su uno scivolo, ti sei messo a correre su una collina, cioè sei rotolato giù, ma c'hai 20 anni adesso. Io sono d'accordo con lei, ma ha fatto bene andarsene, ma andiamo avanti, andiamo Non voglio vederti più. avanti. Eh già, perché con una maglietta verde pisello potente, dei jeans non eri abbastanza bella. Aggiungiamoci anche degli occhiali da sole blu, anzi azzurri. Perché? Non riesco ad allontanarmi, ecco forse perché. Questi scatti di ira degni proprio dei grande maschio, cioè. Era così facile fidarsi di te. Per un attimo ho sperato che smettessi di cantare, che iniziasse un primo piano solo dell'albero, cioè proprio per non farti più vedere. Speravo davvero che l'albero fosse il soggetto da qui fino alla fine del video, e invece no. Sei comparso con una maglietta gialla. Ma quando sono stato subito con te, non pensavo potesse succedere. Ma invece eccoti già con un altro. Attenzione, perché in questo punto mi sembrava Eminem in Rap God. A parte la bellezza delle rime, ma avete visto la velocità con cui ha cantato queste parole? Cioè, ragazzi, è un grande. Hai buttato tutto via. Allora, posso accettare che a 20 anni ti rotoli giù dalle colline e giochi con lo scivolo. Posso accettare quegli occhiali orribili, ma mi puoi spiegare perché stai baciando la strada? Ma che cosa ti hanno fatto? Che cosa hai fatto tu per nascere così? Sei caduto da piccolo. Adesso, oh, battuta del 2010. No, ma è vero, cioè è l'unica cosa che mi viene in mente da chiedere. Sta baciando la strada, ragazzi, ma c'è bisogno anche che io lo commenti. Ho sempre avuto una paura folle di mostrarmi debole, ma eccomi qui ora, liberami, ti prego. Hai la stessa faccia che ho io quando cago. Però tu stai cantando e la cosa non è positiva, neanche un po'. Non voglio aspettarti più. Oh, adesso anche versione gelataio o spermatozoo a seconda dei punti di vista. Non voglio svegliarmi, pensare, sperare che tu ritornerai, perché so come sei fatta. Non voglio vederti più.
Io sono davvero senza parole. Comunque ragazzi, allora, spero che il video vi sia piaciuto per quanto possa piacervi qualcosa che canta. Se il video è piaciuto lasciate un pollicione, condividetelo, lasciatemi sotto un commento. E a proposito di commenti, ho notato che nel primo video e anche in questo non mi sono presentato più di tanto io, cioè io Valdium, nel senso io. Non mi sono presentato, non vi ho detto nulla di me, non vi ho detto perché ho aperto il canale, eccetera, eccetera. Quindi stavo pensando di portarvi come speciale dei 100 iscritti un vlog in cui risponderò a delle vostre domande e vi lascio il mio account di Ask sotto in descrizione. Fatemi una domanda con l'hashtag vlog, quindi hashtag vlog, in modo tale che io possa distinguerle dalle domande che invece mi vengono fatte normalmente su Ask, e così non rispondo e le terrò per il video. Oppure qua sotto nei commenti, sempre con l'hashtag vlog, scrivetemi delle domande in modo tale che io possa rispondere e farci un video. Per oggi direi che è assolutamente tutto, non voglio vedere altro, assolutamente no. Io vi saluto, bella.